Chi siete? Che fate qui nella mia camera? È appunto quello che volevo domandarvi io. Come? Questa è la mia camera. La vostra? Oh, scusate, un errore. Ho sbagliato piano. Per carità, signora. Ma la colpa è del ragazzo dell'ascensore. Invece di fermare al secondo piano, io non ci ho badato. Quello è entrato nella mia camera. Sono tutte uguali queste camere d'albergo. Vi prego di scusarmi. Buongiorno. Aspettate, vi prego. Visto che il caso ci ha fatto incontrare in un modo così bizzarro, posso avere il piacere di conoscervi. Sandra Morini? Ivan Petrov. Petrov? Petrov, mi pare di aver sentito questo nome. È probabile. Ne parlano tutti i giornali. Ah sì? Perché siete un uomo celebre? Personalmente non credo di meritarlo, ma in questo momento si parla molto di me. Oh, siete un attore? No. Un computer sportivo? Nemmeno. Ma scusate, voi non leggete i giornali? Oh sì, qualche volta, ma gli do appena una scorsa. Ecco, guardate chi sono. Un commissario sovietico. In persona. Un bolscevico? Sì, un bolscevico. Perché? Vi spaventa questa parola? Perché dovrei spaventarmi? Scusatemi, signore, devo andare. Ma aspettatevi, prego. Perché volete andar via subito? Ora che sapete chi sono, sembra quasi che abbiate paura. Se devo essere sincera, sì, un po' di paura ce l'ho. Perché? Non so, ci conosciamo appena e poi... No, stavo per dire una sciocchezza. Dite. Ecco. Mi interessa. Io credevo che i bolscevichi fossero degli uomini crudeli, terribili, spietati, con dei baffoni. E anch'io vi sembro un uomo terribile. No, voi no, voi siete molto gentili. Non so che cosa farei per convincere che i bolscevichi non sono così feroci come credete. Oh, non volevo offendervi, scusate. Allora vado. Voi avrete da fare, il vostro tempo è prezioso. No, fino alle 5 non ho assolutamente nulla da fare. Mancano tre quarti d'ora. Favorite di qua.